Guida i Campionati siamo con Francesca Zanella. Francesca, non avete passato il turno di Coppa, purtroppo non è mai facile commentare le partite con una sconfitta, insomma. Sì, diciamo che noi ce l'abbiamo messa tutta e abbiamo sofferto molto i primi minuti. Siamo state brave comunque a non prendere il gol, anche con un pizzico di fortuna, però comunque poi loro sono state brave a imporre il loro gioco e a impedire che noi facessimo il nostro. Abbiamo avuto qualche occasione, però è andato così. Che aria si respira in spogliatoio dopo questa sconfitta, insomma? Niente, diciamo che dobbiamo portare subito la testa a domenica, cioè sabato. È una partita in cui possiamo fare punti e è determinante farli, quindi niente, dobbiamo mandare giù questa sconfitta e pensare al campionato. E proprio cosa c'è da cambiare in vista proprio di sabato? Dobbiamo cercare di trovare il ritmo, un ritmo da Serie A. Anche oggi contro comunque una squadra di Serie B abbiamo sofferto un po' il ritmo e la fisicità e comunque il buon gioco. Dobbiamo cercare di aumentare i ritmi in allenamento e cercare di girare la palla più velocemente, Grazie Francesca. ecco. Niente, buona serata. Siamo con Mister Fattorel. Mister, era una gara e una giornata per poter prendere fiducia dei propri mezzi. Secondo te cosa è mancato, Mister, oggi? È mancato personalità da parte delle ragazze perché sapevamo che di fronte avevamo una squadra che gioca in Serie B ma che punta alla Serie A, quindi una squadra messa bene in campo, quadrata, con molte giocatrici che hanno già fatto la Serie A e quindi se non abbiamo personalità su queste partite qua si paga a caro prezzo. C'è stata magari anche una mancanza di amalgama tra i reparti che ha compromesso poi la gara. Qualcosa sapevo che potevo pagare perché ho fatto giocare a centrocampo chi era appena ricuperato da infortunio o da chi non giocava da tanto tempo, ma non è una scusante, cioè, devono capire che anche loro oggi ci sapevano fare sia sui falli sia sui contrasti. Se non vinciamo i contrasti in mezzo al campo sarà difficile in qualsiasi gara. Proprio in avvio avete trovato il vantaggio, poi il pareggio loro e il vantaggio loro proprio, poi al 30° della ripresa, poi ha tentato il tutto per tutto, spostando in avanti anche Giulia Darè, hai provato un 4-2-4, un 3-4, un 3-3-4 alla fine era quello, per tentare proprio il pareggio che alla fine non è arrivato. Sì, beh, alla fine mancavano 5 minuti, abbiamo provato a mettere la Giulia davanti per i lanci lunghi. Ci siamo riusciti qualche volta, ma c'era poco tempo ormai. Venendo al campionato, sabato ci sarà una partita che solo dopo 4 giornate risulterà fondamentale. Hai parlato in settimana alle ragazze e sicuramente lo farei ancora anche questa settimana. Come pensi di preparare questa gara che è quasi un bivio a questo punto? Beh, quasi un bivio no, perché siamo alla quarta giornata del girone andata, però è una partita che per noi può essere importante perché giochiamo secondo me con una squadra che è Luserna, che è molto tosta, però sì, non ha esperienza in Serie A, visto che è andata su come noi l'anno scorso. E andremo su, spero che le ragazze, di caricare le ragazze e di fare il risultato sabato perché le ragazze hanno bisogno un po' di fiducia a questo punto e speriamo di fare una bella partita. E di recuperare magari qualcuna, visto la situazione in infermeria con ben 5 giocatrici che sono Zanon, Zandomenichi, Furlan, Barzani e Cotifani. Che situazione e che tempi di recupero ci possono essere per queste ragazze? Beh, per sabato non penso di recuperarne forse una, forse Barzan magari? Barzan, vediamo in settimana e speriamo di recuperare qualcuna, ma ho fiducia anche in quelle che ci sono, ho una rosa di 22-23 ragazze, quindi gioca una o l'altra per me è lo stesso. Ma che tempistiche ci sono per tipo Zanone, Zandomenichi e Monica Furlan? Beh, Zanon penso che in 15 giorni ce la faccia, Furlan si parla penso Natale, con l'anno nuovo e Zandomenichi è una settimana che lavora nel gruppo, penso che fra un mese sarà a disposizione. Grazie, mister. Buona serata a tutti. Siamo con Rachele Peretti. Rachele,
Hai trovato il gol del pareggio al sesto del secondo tempo. Non è stato facile sicuramente, visto che il Vittorio Veneto aveva appena segnato. Eh sì, diciamo che rientrare dallo spogliatoio e dopo un minuto prendere gol così su rigore non era molto facile recuperare. Però abbiamo alzato la testa, giocato con personalità come sappiamo fare, abbiamo reagito, abbiamo trovato il gol del pareggio e poi con costanza e caparbietà abbiamo trovato anche il gol della vittoria. Infatti il gol della vittoria è arrivato proprio con il gol di Solo. Una giocatrice che dà l'anima in campo e sono contenta che abbia segnato, se lo meritava. E abbiamo fatto una bella azione con Boni che ha messo una palla d'oro in mezzo all'area e Solo è arrivata con i tempi giusti e ha incornato. Accedete ora agli ottavi di Coppa, giocherete il 6 gennaio contro il San Zaccaria. Sì, sicuramente più i turni si passano, più la faccenda si fa dura, insomma, si incontrano squadre di Serie A. E noi siamo di una categoria inferiore, però come abbiamo dimostrato oggi sappiamo che abbiamo delle buone capacità e possiamo mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Poi quello che sarà, che verrà, insomma, vedremo. Grazie Rachele. A te. Siamo con il mister Fracassetti. Mister, l'avevamo detto in estate, forse ci incontravamo in coppa, è successo così, oggi ha vinto anche la partita. Complimenti, mister. Sì, infatti avevamo ipotizzato che potevamo incontrarci quando avevamo fatto l'amichevole, in effetti così è stato e devo fare i complimenti alle mie ragazze oggi perché hanno fatto veramente una partita di grande spessore, venendo qua, facendo la partita, attaccando, abbiamo creato molto, abbiamo preso le traverse, giocando un calcio offensivo e quindi hanno rispettato in pieno quello che erano le direttive iniziali, hanno fatto veramente una grande partita. Infatti, proprio nel primo tempo, subito nei primi 15 minuti, due tiri insidiosi, proprio la traversa che dicevi con Usvardi e Leon. Poi, comunque, un bel Policella che ha tenuto bene il campo nella ripresa, ha trovato il pareggio dopo il rigore fallito dal Vittorio Veneto, comunque con il ribattino di Gisotto che ha trovato il gol. Quindi avete trovato poi il pareggio voi e siete andati proprio in vantaggio e avete portato a casa questa storica. Questa ottima qualificazione, insomma, Sì. agli ottavi di finale di Coppa Italia. Sì, in effetti all'inizio del secondo tempo loro sono andati in vantaggio, per cui poteva diventare difficile la partita, invece le ragazze hanno mantenuto personalità, non si sono disunite e siamo riusciti ad raddrizzare la partita e poi nel finale meritatamente a vincerla, quindi sicuramente siamo contenti di questo passaggio del turno, adesso ci ributtiamo subito nel campionato perché è un campionato molto difficile dove noi vogliamo fare bene, quindi subito accantoniamo questa partita e pensiamo alla prossima. Di là si è qualificato il San Zaccaria, un'altra squadra di Serie Sì, ormai credo che se andiamo avanti possiamo trovare solo squadre di Serie A perché chiaramente man mano che passano i turni ci saranno sempre squadre più attrezzate, quindi sarà sempre più difficile per noi. Facciamo il nostro, cerchiamo di fare del meglio possibile e proseguire su questa strada. Parlavi proprio prima del campionato, due vittorie intervallate dalla sconfitta di Como, la quarta giornata la affronterete sul campo dell'Atletico Oristano, con il giusto atteggiamento cercherete altri 3 punti, mister. Sì, noi dobbiamo giocare sempre per vincere, spesso ci aspettano le squadre avversarie, quindi dobbiamo essere sempre al 100% per poter giocare il campionato che vogliamo. Quindi andremo in Sardegna e so che ci aspettano col coltello tra i denti, ma noi siamo pronti e se giochiamo con questa mentalità possiamo fare bene. Quali obiettivi per il campionato? Il più in alto possibile. Grazie, mister. Grazie a lei.